Si cerca di fare buon viso a cattivo gioco, ma la paura fra la gente a Montana Antilia c'è. Poco meno di 2000 abitanti, il paesino ai piedi del Monte Gelbison nel Basso Cilento vive comunque con serenità questo difficile momento. Soprattutto noi che lavoriamo dentro un bar, è un contesto un po' di preoccupazione perché stai a contatto con gente, corrieri che vengono da fuori, gente che viene da fuori non conosci, quindi c'è un po' di preoccupazione. Speriamo, come dice anche lui, speriamo bene da questi eventi così cattivi. Queste persone che ritornano dal nord, che poi si recano nel paese dove sono nati, sono pericolosi. Questo è il pericolo, magari scappare dalla zona inquinata e inquinare altre zone magari dove non esiste il problema. A dispensare non solo farmaci, ma anche serenità, è il farmacista del paese. C'è la preoccupazione, ma io cerco anche di stemperarla, insomma, perché credo che un eccessivo allarme sia un po' ingiustificato. State tranquilli, dice alla gente, ma come in tutta Italia, anche da lui hanno fatto man bassa di igienizzanti e mascherine. Non se ne trovano in nessun luogo d'Italia, ne ho fatto richiesta anche di Amuchina e similari, però purtroppo non arriva nulla attraverso i nostri fornitori. È un po' di preoccupazione, c'è stata e c'è in tutto il comprensorio. C'è questa psicosi che tutti quanti, insomma, hanno sta paura, che poi del resto si sa che si guarisce pure, non è che si muore solo, poi la vita è fatta anche di queste cose. Speriamo bene, io sono fiducioso, credo molto nella medicina, in questi nuovi ricercatori, e spero che ce la faranno a risolvere il problema presto. E usciremo vittoriosi, che ne sono convinto. Tranquillità che viene predicata anche dal primo cittadino di Montana Antilia, che fra l'altro è anche medico. Ho messo in quarantena tutto il nucleo familiare, però ancora siamo al lavoro per individuare tutti i contatti che ha avuto questa ragazza. Li stiamo contattando e verranno messi in quarantena. Devo seguire necessariamente i protocolli che sono stati messi in atto per tale problematica. Invito ancora una volta alla calma, alla tranquillità sia i miei concittadini che i cittadini dei paesi del Cilento. Noi abbiamo il dovere, l'obbligo di andare fino in fondo, io ancora di più perché oltre ad essere un sindaco sono un medico.